in questa puntata. Ma perché non gliel'hai detto? Che cosa? Sono gli arresti domiciliari. Il film è una commedia e racconta la storia di Renato. Renato è un personaggio fragile, un personaggio debole, un personaggio con delle lacune sul piano caratteriale, umano, affettivo. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Spike Lee usa il canovaccio del film d'avventura per parlare di quello che gli sta più a cuore, ovvero la condizione, la sottomissione degli afroamericani qui e ora nell'America oggi. Sapete cosa penso? Che oggi sarà una splendida giornata. Secondo me ti propongo nel ruolo per dirigente interno. Davvero? Dove lo trovano uno come te, vendi polizze pure morti. Ciao, scusa, io sto cercando un taxi, sai dove sono? Se vuoi ti posso accompagnare io. Il film è una commedia e racconta la storia di Renato, un giovane assicuratore, una persona estremamente pavida e insicura e da sempre attenta a non intraprendere relazioni sentimentali che in qualche modo lo possano realmente coinvolgere. Questo perlomeno finché un giorno non incontra Anna, una donna bella e affascinante che a lui piace tantissimo e che lui scopre essere agli arresti domiciliari a scontare una pena per rapina. A questo punto, in maniera abbastanza paradossale, Renato decide di intraprendere, di iniziare quell'avventura che aveva sempre temuto, convinto che il fatto che la donna si trovi agli arresti domiciliari e che lui all'interno di quella casa sia l'unica presenza maschile e lo metta al sicuro da tutti quei rischi, da tutte quelle paure che l'avevano sempre bloccato, diciamo, l'avevano sempre trattenuto. Questa ovviamente non è solo una scelta abbastanza vigliacca, ma è anche una scelta e soprattutto una scelta molto stupida e maldestra, tant'è che subito si trova a pagarne le conseguenze e a diventare in qualche modo poi lui il vero recluso all'interno di questa vicenda, anche perché Anna è una persona estremamente pericolosa, ma non solo socialmente, anche sentimentalmente, essendo inaccessibile e impermeabile a quei sentimenti a cui lui adesso invece vorrebbe dare sfogo. Il film, che è interpretato da Miriam Leone e Simone Liberati, e affronta, spero in maniera divertente e in maniera originale, un tema classico e universale quale quello della capacità o meno di sapersi mettere in gioco nelle relazioni affettive e sentimentali. Quindi una storia che indaga se sia meglio lasciarsi andare con rischio di soffrire o sia meglio, diciamo, non avventurarsi ma diciamo perdere, quindi qualcosa di molto molto importante. Il film quindi ruota tra l'altro intorno a questa ambientazione che è quella degli arresti domiciliari, che in qualche modo adesso conosciamo un po' tutti, visto che che c'è appena stato il lockdown, e molti poi vedendo il film riconosceranno nell'impegno di Miriam nell'occupare la sua giornata, inventarsi cose che poi abbiamo fatto anche noi a casa, come uno sport, cucinare o vedere un film. Il film è su Amazon e spero che il film sia apprezzato, ecco, il più possibile. Il signore chi è? Un mio amico. Lavori scheda i documenti, per cortesia. È incensurato, no? Certo, perché? Ma perché non gliel'hai detto? Che cosa? Sono gli arresti domiciliari. Rapina. Rapina? Renato è un personaggio fragile, un personaggio debole, un personaggio con delle lacune sul piano caratteriale, umano, affettivo. È un personaggio spaventato dal coinvolgimento sentimentale, dal coinvolgimento emotivo, è spaventato dal coinvolgimento doloroso e anche dall'amore, dall'innamoramento. Quindi evita le emozioni, evita i turbamenti provocati dalle emozioni in maniera molto risoluta, in maniera molto decisa. C'è un punto di contatto tra me e il personaggio, su cui ho fatto molto leva, che è quel margine dentro il quale permettiamo un po' alle nostre voci interiori di insidiarci, alle nostre fragilità, alle nostre paure di prendere il sopravvento. C'è poi una deriva che è quasi drammatica, tragicomica, in Renato, nel modo in cui queste paure prevalgono su di lui. Però c'è anche da dire che da interprete, da attore, ho dovuto lavorare proprio sulle emozioni. In questo sicuramente c'è una netta differenza. Io per mestiere devo tener conto delle emozioni e delle sensazioni, dei sentimenti che i personaggi che interpreto
provano sulla loro pelle. Io credo che i mesi appena trascorsi lasceranno dei ricordi che rimarranno indelebili. Io l'ho vissuta provando emozioni molto diverse, sensazioni molto diverse, molto anche contraddittorie tra loro, cioè dallo sgomento alla consolazione, a questa serenità che a tratti percepivo, dall'idea poetica un po' di questo mondo sospeso, le attività sospese, il lavoro sospeso, in qualche modo a tratti mi ha anche rasserenato. Però adesso c'è bisogno di un ritorno alla vita lavorativa, c'è bisogno di un ritorno alla normalità, è quello che tutti quanti speriamo fortemente. Abbiamo bisogno noi di poterci tornare a riassemblare all'interno di un set cinematografico, di poter lavorare in 50, in 60, in 100 persone per poter creare la magia del cinema, che si racchiude, come abbiamo visto, anche dentro un contenitore molto piccino, molto piccolo, del tipo lo schermo del computer, ma anche attraverso uno schermo molto più vasto, molto più grande, che è il cinema, inteso proprio come sala cinematografica, perché il cinema ha bisogno della sala per poter svolgere al meglio la sua funzione, che è quella di emozionare. Quindi l'auspicio è quello di poter tornare davvero il prima possibile a lavorare, a vivere di quello scambio di cui vivevamo prima e di poterlo fare il prima possibile, con tutto l'entusiasmo, tutta l'energia possibile, che credo esploderà, e non vedo l'ora davvero di poter tornare a farlo. Mamma tua, la sera che fa? Rapina a mano armata, aggravata e continuata. Pure, Ale! Eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Posso toglierla, no? Finalmente. Ti fidi? Mi fido ciecamente. Ok, bene, bene. Benvenuto. Benvenuti. Lo cinema è una realtà che esiste da qualche anno, che nasce sulle ceneri di altre società che nel frattempo hanno chiuso la loro storia. Nasce con l'intenzione di, diciamo, mischiare, integrare il mio lavoro storico di agente di cinema, di rappresentante di artisti, registi, sceneggiatori, attori, attrici, musicisti, scrittori, insomma chi più ne ha più ne metta, in questa nuova era adesso anche DOP, direttore della fotografia, mischiare questo lavoro con anche degli interessi personali e quindi trovare il modo di utilizzare una parte degli utili della società per reinvestirli nell'arte e aiutare artisti emergenti, e quindi sto creando un po' questa collezione d'arte che mi diverte da una parte, e sono certo che in futuro potrà essere utile invece per aiutare qualche altro artista, perché questo sarà un progetto che poi dopo sfocerà in una possibile, diciamo, associazione, onlus o quello che sarà, e si chiamerà Arte per l'Arte. Quindi, diciamo, i giovani artisti italiani e non solo, che attraverso, insomma, questa collezione aiuteranno gli artisti che hanno più bisogno, in difficoltà, immagino, ipotizzo, vecchi attori in pensione che non sanno come poter affrontare magari un'operazione, piuttosto che non so, delle borse di studio per giovani talenti. Questo è un sogno, vediamo se riesco a realizzarlo. Intanto ho iniziato da 2 anni a questa parte, incomincio a, appunto, a investire questa piccola parte dell'utile della società per puntare su alcuni artisti da una parte, quindi sia pittorici che materici, e dall'altra chiedo invece ai miei artisti, a quelli che io rappresento, di cedere a questa collezione un loro pezzo, e fortunatamente già alcuni, sia molto famosi che emergenti, artisti hanno aderito al progetto, tra cui Matt Dillon dall'America, Fulvio Risuleo invece, che è appunto un giovane regista su cui punto tantissimo, ha regalato un suo pezzo molto importante, uno storyboard del suo film, del suo primo film, e la particolarità è che questo storyboard è 15 metri ininterrotto, quindi non fatto a pagine, ma sono un rullo di storyboard
da lui disegnato proprio. Quindi sono tutte queste piccole particolarità che messe insieme poi dopo possono creare una collezione, insomma, particolare, diciamo, sul cinema e non solo. Questo per esempio è l'ultimo libro di Marco Franzoso, che è uno scrittore che rappresento. Per esempio, ecco, una particolarità del mio lavoro che magari in pochi conoscono, perché tutti quanti pensano a un agente come rappresentante di, appunto, di attori e di attrici. In realtà tra le possibilità di un agente sono anche quelle di vendere i diritti dei libri per poterne poi dopo realizzare dei film. Quindi Marco, in questo specifico caso, è l'autore che io rappresento per il cinema. Poi lì intanto sentiamo in sottofondo l'ultimo artista che è entrato in agenzia. L'ultimo dei romantici. Scusate quindi queste invasioni di campo dell'abbaglio che si vede. È un artista, è un artista anche lui, sì, certo. Dove ci porti ora? Faccio vedere un po' la sede dell'addio. Questo per esempio è un altro artista siciliano che fa dei murales, appunto fanno parte di questa collezione. Sempre accompagnati dal Fido Byron che ci segue di finestra in finestra, come sentite. Questa è la stanza dei miei collaboratori. E poi qua c'è un po' il mio caos. Che appunto non svegliamo troppo perché è veramente un caos in questo momento. Sono in fase quasi di trasloco. Però questa è la sede definitiva. Dopo tre traslochi, questa finalmente è la sede definitiva. Questo mi rappresenta abbastanza, ma quello che mi rappresenta di più penso sia questo. Questo è un obey, e la frase è assolutamente proprio la frase che mi rappresenta di più in assoluto. E che vorrei fosse la frase che rappresenta proprio la mia struttura, la mia azienda. Quindi mi accompagna sempre, è sempre dietro le spalle delle mie postazioni di ufficio in ufficio. Ecco, questo è proprio una certezza, una sicurezza. Più arte, meno guerra, speriamolo, anche perché il futuro è complesso, è complicato. Una grande incognita in questo momento. Veramente, per non parlare degli ultimi mesi che insomma sono stati piuttosto complicati, però sì, per aziende piccole come la mia, chissà dove andremo a parare. L'importante è essere sempre ottimisti e farsi trasportare con ottimismo e con anche con fantasia dalle cose, perché l'intraprendenza in questo momento di crisi penso possa essere senza dubbio un valore aggiunto. Quindi nel mio caso specifico devo dire che in questi mesi ho navigato anche altre realtà e mi sono venute diverse idee in testa, ho sviluppato dei progetti che erano nel cassetto, e questa cosa la consiglio anche un po' a tutti quelli che si svegliano e che vogliono fare qualcosa. Ecco, approfittate, prendetevi un tempo vostro, noi siamo stati costretti a farlo, però insomma, per chi vuole diventare un giovane imprenditore, prima prendi il tuo tempo, guarda intorno e studia la realtà che ti circonda. Questo ho fatto io negli ultimi mesi e devo dire che mi ha piuttosto illuminato. Parlando appunto di incertezza, in questi ultimi tempi siamo nella fase in cui stiamo capendo quello che succederà nei set futuri. Io mi auguro che la cosa, insomma, si risolva, ovviamente io, ma tutti quanti ci auguriamo che la cosa si risolva nel giro di qualche settimana, mese. Però a tutt'oggi stiamo ormai a luglio, giugno-luglio, i set sono ancora, insomma, vivono questa fase di incertezza, e così altrettanto la vivono gli attori. Mi fa molto piacere, diciamo, riscontrare quanto invece alcune, diciamo, società di collecting tipo Li Mai, gli artisti 7606, insomma, abbiano invece in questa fase cercato di, insomma, dire la loro e aiutare gli artisti, insomma, liberando diciamo delle risorse che erano lì nel cassetto.
Spero che altrettanto facciano anche altre realtà. Dal canto nostro, noi siamo un po' con le mani legate, nel senso che noi agenti possiamo fare ben poco. Siamo purtroppo, ecco, noi agenti, io sono un agente da una parte, sono un produttore dall'altra, perché nel mio piccolo ho anche fatto delle piccole produzioni, quindi sono un po' tra l'incudine e il martello, però in entrambi i casi, devo dire, con le mani piuttosto legate, perché ci dobbiamo attenere a un protocollo. Cambierà sicuramente il modo di lavorare. L'importante è che, insomma, sia sempre in sicurezza, rappresentando, insomma, artisti sicuramente in molti casi giovani, ma insomma, rappresentando anche degli artisti che, insomma, non sono di primo pelo. Ovviamente la sicurezza, la certezza di andare su un set sicuro, protetto, sanificato, e che rispetti il protocollo, è quella sicuramente l'aspetto su cui puntiamo di più in questo momento, in questa fase. Mi hanno chiesto di pensare a una scena di cinema che mi sta in testa in questo momento, e vengo proprio adesso da una riunione di sceneggiatura dove si parlava di alcune cose, e sviluppando un concetto mi è venuta proprio lucida in testa un'immagine che purtroppo è piuttosto contestualizzata nel momento storico attuale, anche se è una bella immagine felice, però parla di un problema che abbiamo adesso, che è un problema storico, non che abbiamo adesso, che è un problema che abbiamo da sempre. L'immagine a cui sono affezionato in particolar modo in questo momento è un'immagine del film Il Gigante, con James Dean, che racconta questa saga familiare bellissima, insomma, e Hollis Taylor, è veramente un film che vedo sempre molto volentieri, rivedo ogni volta che lo vedo in televisione, e c'è questa immagine che è piuttosto insomma significativa. Nel box ci sono questi due bambini, uno bianco e uno indio, che giocano insieme e fanno parte della stessa famiglia. Ecco, vorrei che questo possa essere un augurio per tutti, per il cinema, ma veramente per tutti quanti. Black GI, is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea of what's going on. I dedicate this next record to the soul brothers of the 1st Infantry Divisions. Be safe. L'avevamo lasciato nel 2019 con 6 nomination agli Oscar e una realizzata per la sceneggiatura non originale di BlacKkKlansman. L'abbiamo ritrovato una settimana fa con Free Brothers, un video che ha pubblicato in cui collega la morte di Radio Rahim, un personaggio del suo indimenticabile Fa la cosa giusta, con gli assassini di George Floyd e Eric Garner. Ebbene, lo ritroviamo dal 12 giugno su Netflix, che produce con il suo nuovo lungometraggio Da Five Bloods. Five Bloods sono 5, anzi 4 più 1 veterani afroamericani che hanno combattuto in Vietnam e che ritornano per riportare a casa la salma di uno di questi e trovare anche dell'oro. Spike Lee usa il canovaccio del film d'avventura per parlare di quello che gli sta più a cuore, ovvero la condizione, la sottomissione degli afroamericani qui e ora nell'America oggi. Lo fa con una grande preveggenza che poi si trasforma in attualità. Questi sono i tempi del cinema, questi sono i tempi dei riots che appunto hanno seguito l'assassino da parte della polizia di poliziotti bianchi di Floyd. Lo fa Spike Lee rinnovando la cifra, la poetica agitprop del suo cinema, ma senza dimenticare appunto il cinema stesso, parole, immagini, missioni, unendo Muhammad Ali, che apre il film rinnegando e avvocandosi la libertà di non servire la patria in Vietnam, perché dice: non mi hanno mai insultato, non mi hanno mai chiamato negri, sottinteso Vietcong, e chiude con Martin Luther King che dice, estendendo
l'affrancamento degli afroamericani, non ci sarà giustizia negli States fino a quando non verranno recise tutte le catene che ancora attanagliano appunto gli schiavi. Film militante, schierato, partigiano e anche molto libero nell'assunto, nei mezzi e nei guadagni. Lunga vita da Five Bloods, fratellanza. In my line of work I have to be very careful, and that means knowing exactly who I am in business with. Sapete cosa penso? Che oggi sarà una splendida giornata. Alla prossima puntata.